6 anni, 10 mesi, 21 giorni. È più forte di me. Non ho mai potuto fare a meno di tenere il conto. Giorno dopo giorno, la mia vita è stata una conquista. Ora, nonostante tutto, si può dire un'esistenza normale. Ehi, furetto, non sarai ancora imbambolato davanti ai cartoni, vero? No, mamma. Meglio così, perché sto per uscire dal bagno. E se un certo furetto non si è ancora vestito, passerà un brutto quarto d'ora. Lavoro presso la motorizzazione, allo sportello, accogliendo gli sguardi arrabbiati dei clienti, spaesati, sdegnosi. E io, il più cortese dei sorrisi. Almeno il venerdì sera cerco di divertirmi andando al cinema con un'amica, spesso per vedere una stupida commedia romantica, di quelle dove la ragazza trova il vero amore e il sesso ha sempre un'aria pulita e innocente. Mamma, non trovo le scarpe! Sotto il letto! Non ci sono! Guarda meglio e sbrigati che devi ancora prepararti lo zaino! È stata davvero dura all'inizio. Perché i vicini, i colleghi e persino gli amici mi guardavano di soppiatto, spiando il lievitare del ventre, la solitudine del mio anulare, per non parlare dei miei silenzi. Ehi, mamma, guarda la mia macchina! Non ora, la zia arriva tra 5 minuti e fai così, preparati lo zaino e io ti cerco le scarpe. Sostenere quegli sguardi da giudice, giuria e giustiziere, ora non è più dura. Ora che il tempo ha indurito la mia anima e annebbiato la loro vista. Ora, neppure la loro pietà mi tocca. Mamma. Sì, tesoro. Sei arrabbiata con me? No. No, perché me lo chiedi? Perché non mi guardi mai in faccia? La zia, prendi la giacca e lo zaino. Su. Ciao, furetto. Ciao. Sei anni. 10 mesi. 21 giorni. Ho visto quegli occhi spuntare lentamente, ma inesorabilmente, gli stessi occhi che aveva lui. Non sono ancora riuscita a sostenerli, proprio come accadeva con suo padre. E a volte mi chiedo, quando crescerà? Avrà le stesse mani? La stessa barba? La stessa voce? Ho passato gli ultimi tempi ad andare avanti, ma quegli occhi non fanno che ritornare. Che guardarmi come quella notte. Zia, zia, fermati, c'è la mamma! Mamma! Ehi, hai dimenticato la tua macchinina? La mia macchina. Ehi, bravo bambino, mi raccomando. Mi sono detta che lui non avrebbe mai dovuto scontare colpe che non gli appartengono. Non importa quanto sarebbe stata dura per me. Il tempo mi ha abituato a tante cose, ma avere quegli occhi così vicini è la battaglia più dura di tutte. Forse non mi abituerò mai e non potrò fare altro che contare i giorni che passano. Uno dopo l'altro.